Rosa Emiliano ha scritto questo libro che si intitola L'estate interrotta, con una bellissima copertina molto emozionante, no? Che dà un senso anche di solitudine da un lato e di aspettativa dall'altro. È un romanzo dove sono presenti tutti i sentimenti dell'animo umano con tutte le loro sfaccettature, sia positive che quelle negative. L'autore riesce a entrare con una grande capacità, una grande sensibilità nella psicologia dei personaggi che per il lettore diventano quasi reali. È proprio questa la capacità del lettore e dello scrittore, il permettere a chi ha il libro in mano di immedesimarsi nella storia, di vivere le situazioni e le emozioni che ovviamente per un umano si intrecciano come se fossero reali, come le stesse sentendo. E poi soprattutto il parteggiare per un personaggio o per l'altro, di solito c'è sempre il personaggio che ti dà, che ti trovi più vicino, no? Che, sì, per il quale hai una maggiore simpatia. E poi immaginarsi proprio durante la lettura lo sviluppo della storia e restare colpiti quando il lettore, lo scrittore dà alla storia uno sviluppo diverso da quello che tu ti sei aspettato, o invece molto contento quando lo scrittore diciamo dà valenza, sì, quello che tu hai pensato. E è la storia di tre personaggi: Gabriel, Samuel e Carlotta, quindi due uomini e una donna, e con tutte le loro speranze, i loro successi, le loro paure, ma anche le loro gioie, quindi la vita di tre ragazzi dei giorni nostri. E peraltro è anche una storia d'amore, poi vedremo andando avanti in realtà che tipo di amore, che ha il pregio di non essere sdolcinata, non è un romanzo da pubblici, no? Quindi del, sì, quelli che poi sono un po' scontati. Esatto, ma è invece molto forte, molto intensa, dove le caratterizzazioni dei personaggi sono molto accurate, molto approfondite. Allora, i tre amici si conoscono dai tempi del liceo, e Gabriel e Carlotta stanno insieme da allora. E, mentre Samuel è sempre presente nella loro vita. Pagone scriveva: l'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. Quanto è vera questa affermazione secondo te nell'ambito del tuo libro? Diciamo che, come dire, questa definizione vale nel mio romanzo perché parte appunto da questo atteggiamento che hanno fra di loro, quindi da questa relazione di amicizia e quindi di aiuto reciproco nei momenti in cui appunto ci sono dei problemi a cui andare incontro, però poi si trasforma nei momenti in cui insomma questi problemi diventano individuali e quindi non è più un aiuto reciproco ma è individualista, nel senso che ognuno di essi inizia a pensare a cosa vuole, qual è il bisogno primario per poter insomma andare avanti nel rapporto con l'altra persona. Ed è da qui che poi nascono le tre dinamiche, che poi se vogliamo diventano 3x3 nuove dinamiche, perché ognuno di loro si confronta con l'altro e di conseguenza viene fuori una storia articolata su più ambiti, quindi sia di relazione amorosa, sia di amicizia, sia di tradimento, che anche di animicizia. Quindi vediamo un po' alcuni aspetti, di quello che sono i rapporti umani all'interno insomma di relazioni tra persone. Qualche minuto di attesa, dopodiché entrano in un grande giardino. Tutta la zona prende il nome da questo parco, Fantasy Park, e si trova nei pressi dell'omonima stazione della metropolitana. Appena raggiunto un punto preciso, Gabriel si stacca da loro e si allontana, mentre Carlotta recupera il piccolo e prosegue con una stradina sterrata e isolata per poi sedersi sulla panchina solitaria dove si mette il figlio sulle ginocchia. Mami, perché papà è andato via? E perché noi ci siamo seduti su questa panchina lontano dalle altre persone? Perché avevo bisogno di fare una commissione e noi abbiamo bisogno di non essere disturbati. Ma ci raggiunge presto, vero? Non voglio stare senza di lui. Sami, papà ci raggiungerà molto presto. Non avere paura, sei stanco, appoggiati a me e rilassati. Adesso la mamma ti deve raccontare una storia, ti deve parlare di questo luogo e del motivo per cui siamo qui. Io che ho letto il libro mi emoziono, scusate, mi sono venuti i brividi leggendolo. Allora, dopo questo inizio, dove c'è appunto sono questi tre personaggi, come un flashback, il lettore è invece trasportato nel passato,
trasportato nel passato è uno scioglilingua. Sì. Ai tempi in cui le tre persone di cui abbiamo detto prima, quindi Gabriel, Samuel e lei, si conoscevano dai tempi del liceo, hanno intrecciato le loro storie anche dal punto di vista sentimentale. Ecco, quanto è difficile per uno scrittore andare indietro nel tempo e quindi ricreare questi spazi temporali, quindi non tanto il nome come di tutti, ma anche il prima, il dopo, il durante. Vabbè, diventa facile, se vogliamo dire facile, nel momento in cui tu devi dare, devi caratterizzarlo, quindi devi dare un profilo al personaggio. Per dare un profilo al personaggio, per farlo conoscere, è necessario, perché io dico necessario, che tu faccia conoscere il personaggio com'era, quindi com'era, cosa ha fatto, le esperienze che ha vissuto, quello che è stato e colui che è stato in ambito sia personale che con le altre persone, e quindi come farlo se non parlando di lui al passato. Ed è quello che cerco sempre di fare, che ho cercato sempre di fare, è come per dire che tu in qualche modo hai una persona davanti. Però se tu non conosci la storia di quella persona rimane un po' distante a te. Nel momento in cui si confida e tu capisci quello che ha fatto, magari se ha sofferto, se è stato felice, perché ha sofferto, perché è stato felice, tu riesci un po' ad essere empatico verso questa persona. Quindi di conseguenza riesci a vivere non più stoicamente il rapporto con questa persona, ma in modo quasi coinvolgente, quasi emotivo.